Da oggi a mercoledì i pensionati della CISL sono riuniti in un seminario a Belgirate. Vediamo. Oggi a Belgirate un seminario della FNP CISL, ovvero della Federazione Nazionale Pensionati del Piemonte. Tre giorni di lavori durante i quali verrà fatto il punto sull'attuale situazione politico-sindacale, con un'analisi all'interno della Confederazione per affrontare i problemi dei pensionati connessi al territorio. La nostra impostazione è quella di potenziare il territorio come sedi, recapiti della FNP e della CISL come punto di riferimento e collegati con i posti di lavoro trovare la capacità di promuovere vertenzialità sui bisogni e le necessità che quotidianamente vivono i nostri associati. Parliamo della sanità, parliamo dell'assistenza, dei prezzi e delle tariffe. Gli organismi locali della Federazione dei Pensionati intendono inoltre elaborare dei progetti a supporto delle vertenze attualmente in corso a livello nazionale. Che sono quelle che si basano sulla necessità della difesa del potere d'acquisto delle pensioni, sulla creazione del fondo per la non autosufficienza e il vedere di dare continuità agli accordi del 10 e del 23 luglio del 2007, dove per la prima volta il sindacato dei pensionati si è confrontato con il governo, ottenendo anche risultati, diciamo, discreti per i pensionati che hanno le pensioni basse, coperte, diciamo, da contribuzione. Ieri a Viganella è stata festeggiata la Candelora, la festa del ritorno, diciamo, verso la primavera. Il sole, che da sabato è tornato a illuminare il centro della Valle Antrona, ieri è stato oscurato dalle nuvole, però è stata festa grande lo stesso. Un vecchio detto paesano dice che né par San Martin né alla Candelora ul solu caripa fora. Una tradizione antichissima che si rinnova. Tradizione della nostra comunità che è bello esportare, che è simbolica perché è cinquecentesca e forse antecedente. La pescia, un rito precristiano che significa fare il ritorno della luce, il sole che ritorna, anche se oggi le nuvole ce l'hanno nascosto, seguendo il giro degli equinozi, solstizi ed equinozi che si rincorrono nella giostra bellissima della vita, e questo è proprio il significato che questa comunità ridà a questa festa, il significato della rinascita, del sole che ritorna, dei lavori agresti una volta che ricominciavano. È una storia bellissima da raccontare, bella da esportare, perché testimonia dell'identità di questa comunità, testimonia l'identità di questi paesini generalmente in ombra che invece hanno grosse caratteristiche, belle qualità, belle feste, belle tradizioni che vale la pena far conoscere, vale la pena testimoniare. Le tradizioni, unendo i paesi, unendo i popoli, dimostrano che possiamo davvero scambiarci le nostre culture, la nostra tradizione, le nostre esperienze e allo stesso tempo rafforzare il nostro legame al territorio. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare anche ai cittadini di Viganella che ci hanno ospitato con questo calore in questi giorni. Il formaggio a 5 euro lo strano, a 10 euro, a 10 euro lo strano, a 12 e 2 a 7 di lui, a 10. Ma ieri, grazie al carnevale, è stato un giorno di festa un po' ovunque nella nostra provincia. Cominciamo dunque con vedere i festeggiamenti a Domodossola. Con la domenica il carnevale di Domodossola ha toccato il suo apice, due gli eventi principali della giornata. Per cominciare, la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi folcloristici lungo Corso Ferraris, con due ali di folla che hanno ammirato le ricostruzioni su ruote, alcune di taglio più artistico, altre come un po' da tradizione carnascialesca, più orientate all'ironia e alla satira. Un saluto e tanti baci, viva il carnevale! In piazza Mercato invece si è celebrato il matrimonio tra le due figure simbolo del carnevale domese, il Tonio e la Cia. Il neomarito ha poi tentato, è proprio il caso di dirlo, di pronunciare il suo tradizionale discorso, ma l'entusiasmo dei suoi amici armati di coriandoli ha reso il tutto piuttosto difficile. Poteva mancare la distribuzione della polenta e poi naturalmente tanta musica con le bande ossolane e quella vallese di Simplondorf. We'll be right back.
In occasione del carnevale, a Domodossola, in piazza Fontana, è stata anche allestita una mostra dedicata ai costumi tradizionali, un modo interessante per vedere un pezzo di storia delle nostre zone, visto che proprio di costumi, soprattutto quelli femminili, offrono una grande varietà, con differenze anche significative non soltanto da comune a comune, ma anche da frazione a frazione. Ad essere rappresentati in fotografia i costumi di buona parte delle vallate dell'Ossola. La mostra sarà aperta ancora per la giornata di domani. Continuiamo con il carnevale, ci spostiamo però sulle rive del Lago Maggiore per vedere quello di Stresa. Buongiorno a tutti, siamo qua a Stresa in piazza Cadorna. Questa mattina abbiamo festeggiato il carnevale, l'inizio del carnevale anche a Stresa. E abbiamo qua la presenza di Re Falcetta, la nuova regina, la nuova Re Falcetta. Alcune considerazioni sulla giornata di oggi? Penso che sia andata bene nel nostro piccolo, speriamo di andare avanti sempre così. Abbiamo la nuova regina che l'anno scorso era un'altra, quest'anno l'abbiamo cambiata, penso anche in meglio. Sì, penso anch'io. È andato tutto bene, speriamo che facciamo tutti gli anni così. Abbiamo fatto una bella manifestazione con un sacco di bambini, c'erano gli amici di Levo che sono venuti e hanno presentato un grosso carro con tanti bambini. Poi avremo martedì a mezzogiorno avremo Polente e Salamini, vi invitiamo tutti a venire a Stresa dalle 12 in avanti a mangiare Polente e Salamini, la tradizionale Polenta e Salamini, lo ripeto, Polente e Salamini. Grazie a tutti, grazie a VCO SAT e buona giornata. Domani martedì grasso, quindi ancora festeggiamenti un po' ovunque e vi mostreremo altri carnevali da altre località del VCO. E adesso le previsioni del tempo. A causa di una struttura anticiclonica sul Mediterraneo occidentale, per martedì 5 febbraio è previsto cielo sereno o velato senza precipitazioni. I venti, invece, deboli o localmente moderati da nord-ovest in montagna, subiranno dei rinforzi per condizioni di fön su vallate alpine settentrionali e nord-occidentali nelle prime ore del mattino. Le temperature minime sono in calo sui meno 3-0 gradi e le massime in forte aumento sugli 8-11 gradi. Isoterme in aumento su 2300-2400 metri. Per mercoledì 6 febbraio invece è previsto cielo sereno o poco nuvoloso e deboli nevicate nelle zone di confine. Temperature in aumento con minime su meno 2 1 grado e massime sui 10-13 gradi, zero termico in aumento fino a 2600 metri di quota. Ed ora vi voglio ricordare alcuni appuntamenti con la nostra programmazione. Domani alle 21.10 una nuova puntata di Confronti, il settimanale di approfondimento di VCOSAT, che questa settimana è dedicato al mondo dell'informazione. Ospiti alcuni colleghi giornalisti, vedrete domani di chi si tratta. Alle 22.30, quindi a seguire dopo la puntata di Confronti, una novità, ovvero un settimanale di analisi di attualità politica, Il Punto, con il deputato di Alleanza Nazionale Marco Zacca. Non mancate dunque, seguite questi nuovi appuntamenti di VCOSAT, vi ricordo naturalmente anche il nostro sito internet www.viciosat.tv. È tutto, grazie per averci seguito e a tutti voi l'augurio di una buona serata.